Adesso vediamo qui. Oh. Ce n'è uno in fondo. Neanche un numero, Mizzo. Neanche tu. Neanche un numero. 71. Vai. Neanche un numero, Pierluigi, no? Uno. Uno. L'Italia. L'Italia. Come va lì? Che cosa dici, Flavia? Ti ha fatto tombola già nessuno. No. Andiamo avanti. Forza, su. 70. Che cos'è? 70. 70. 70. Forza, forza! Diamo un bel numero. Riscaldate le cartelle, riscaldate 59. Le cartelle. 59! Chi ha fatto? Niente, adesso. Io, ma è già fatto. Vado. Nessuno il terno? Scusate, Raffaella, ma il 59 che significa? La battuccia è più preparata. Per me è un anno di nascita. Non è carino. Per te è l'anno di nascita? No. È un anno di nascita. È un anno di qualcuno. È un anno di qualcuno. Chissà, invece, da questa parte. E invece quello con cui tutte noi donne combattiamo. Della signora. Cioè? I peli. Cioè, i peli. 59 nella tombola napoletana, sì, significano i peli? Sì. Stupendo, i peli. Andiamo avanti. Si può dire in televisione. I peli, direi. Beh, finiti un attimo. No, si può dire. I peli? Sì. E che poi che non si possa dire i peli? Tante volte. Tu ci avrai. Vabbè, non... No, tu no, sei una signora. Mescoli? Non si sa mai, perché è politically incorrect. No, andiamo avanti. Perché c'è una minoranza senza i peli, non si dovesse offendere. La signora attenti, Coriandoli è attentissima a tutto. Andiamo avanti. 72. Eccomi. Niente, siete disperati, ragazzi. Siamo le cartelle, fate qualche altro. 72. Qui c'è un ambo, si sta prendendo. Chi è? Terno! Perfetto! Portato bene! Allora, riepiloghiamo i numeri. I numeri sono 1. Bravo! Italia. L'Italia. Controllano perché non si fidano. 28 che significa? Il seno. Il seno? Ah, sì. Si dovrebbe dire correttamente in un altro modo, però. Cioè? Ah, no, 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 no. Non si può dire. Il seno. Il seno. E il 59 era? Il 59 abbiamo detto erano i peli. Quindi i peli, il seno e l'Italia. Perfetto. Li rappresenta. Perfetto. Magica consigliere. Vediamo. Uno, primo regalo. Dei guanti. Dei guanti da cucina. Aspetta che li indosso. Così mantiene le mani curate. I guanti da cucina, perché io poi, guarda, sai, a casa sono una massaia, cucino, lavo, faccio tutto. Lei, signora Coriandoli, come se la cava in cucina? Guardi, io me la cavo bene, solo che ho le mani ruvide e non mi entrano i guanti. Ah, ok. Invece a me stanno... In cucina sono... Non ho altri due Monica, regali? Altri due regali. Monica. Scusate, si è distratta. Non ho capito, lui tre regali e uno. Un invito. Allora, Terno. Viva! Niente, una massaglia proprio. E va bene, una scuola. Cos'è? Un gancio. Per gli strofinacci. Però io vorrei donare questo gancio, Laura, sì? Se lo doni a Federico, per i suoi strofinacci. Certo. Quattro regali.